Economia circolare, l'Europa e le città. L'evento a Roma presso lo spazio Europa, con il quale la Grand Academy e Fondazione Univerde vogliono contribuire alla diffusione della strategia europea per l'economia circolare e favorirne la più efficace applicazione anche in Italia. Che cos'è l'economia circolare? È il contrario del termovalorizzatore o dell'inceneritore o come lo vogliamo chiamare. L'economia circolare significa applicare le norme europee che dicono che i rifiuti non vanno neanche prodotti. In questo senso a Roma c'è uno strumento normativo fantastico, è la delibera 129 del 2014, che prevede che ogni municipio si doti del proprio osservatorio rifiuti zero e che prevede che in ogni municipio ci siano un centro di raccolta, di riuso, dei negozi di seconda mano, dei laboratori di riparazione, ecco tutto quello che l'Unione Europea ha messo nella direttiva europea, la regola delle 3 R, per poi aggiungere altre ulteriori 2 R, quella della riprogettazione dei rifiuti. Non bisogna più produrre prodotti che generano rifiuti, la R della riparazione, ecco le 5 R fondamentali applicando le quali non c'è bisogno di fare ricorso alla T di termovalorizzatore. Indubbiamente è importante continuare a seguire con molta fermezza il tema della transizione ecologica e anche quella della chiusura del ciclo dei rifiuti. Qui a Roma le attività da fare sono chiaramente ancora tante, insomma, sappiamo che ci sono dibattiti aperti anche sul tema dell'inceneritore, insomma, che sicuramente non è, diciamo, la soluzione primaria per andare a chiudere il ciclo dei rifiuti su Roma in maniera sostenibile, in maniera quindi resiliente che guardi alle generazioni future. Credo che un dibattito tecnico, quindi su quelle che sono le alternative fattibili diverse dall'inceneratore, sia fondamentale per poter portare la città all'avanguardia e lasciandoci alle spalle soluzioni proposte che sono già vecchie oggi. Oggi si parla tanto di economia circolare, di Green Deal, si parla tanto ovviamente di sostenibilità e poi allo stesso tempo si parla anche a Roma dell'inceneritore, una tecnologia che va in contrasto totalmente con questa visione, diciamo, ambientalista che oggi i cittadini, le persone giovani, anche legati ovviamente al movimento di Fridays for Future, insomma, non vogliono sentire, anche perché comunque i rifiuti, l'abbiamo sempre detto, sono una risorsa, sono ovviamente una materia che deve essere appunto riciclata per generare un'altra materia. Noi speriamo che questo sindaco Gualtieri possa ripensare a questa tecnologia, vedere appunto un'impiantistica diversa, un'impiantistica di riciclo che possa appunto permettere, insomma, di creare una materia prima seconda e soprattutto ovviamente anche di spingere su aspetti diversi come la raccolta differenziata, il porta a porta o la tariffazione puntuale, tutti aspetti che comunque riguardano anche il tema della riduzione dei rifiuti. Tivoli, comune di 60.000 abitanti in provincia di Roma, è emblematico per i risultati raggiunti in pochi anni, dal 2015 circa a oggi, per non solo percentuale di raccolta differenziata che supera nei mesi estivi anche l'80%, 81%, ma anche per aver allineato a questo indice anche altri indici di performance come il calo della Tari, circa il 20%, e l'aumento dei posti di lavoro dell'indotto lavorativo, ma anche diretti dell'azienda municipalizzata del comune, circa 40 nuovi posti di lavoro, investimenti che hanno coinvolto i cittadini, per esempio nel compostaggio di comunità. Quindi i produttori dei rifiuti, in questo caso l'organico, sono gli stessi che gestiscono il proprio rifiuto producendo del compost che utilizzano nelle loro abitazioni. In particolare sul ciclo dei rifiuti, noi siamo ancora imballati in un dibattito che va avanti da 30 anni, ancora si parla di bruciare. Il fuoco oggi non pulisce, ma crea ancora più CO2. Nel migliore dei casi crea CO2 e noi siamo ormai con temperature perfino in Inghilterra oltre i 40 gradi, quindi siamo alla catastrofe da un punto di vista climatica, dobbiamo intervenire e dobbiamo fare in modo che tutte queste nu nuove tecnologie, insieme alle nuove imprese che le fanno, diventino un elemento forte di quella transizione ecologica, io dico anche digitale, perché il digitale ci consente di controllare tutto e noi potremmo arrivare veramente oggi ad avere rifiuti zero. Non perché non li produciamo in quanto non consumiamo più nulla, no, in quanto siamo capaci di recuperare tutti i materiali, cosa che è tecnologicamente avanzata.